Buonasera a tutti. Vorrei subito precisare quindi che la riflessione si inserisce all'interno di un più ampio progetto di Ateneo della Sapienza Università di Roma, intitolato La valutazione dell'impatto sociale della DAD dopo il Covid-19, di cui Veronica Lopresti, tra l'altro, è responsabile scientifico. E si tratta di una ricerca valutativa di durata triennale, il cui obiettivo consiste proprio nel valutare l'impatto sociale della didattica a distanza e delle forme di didattica mista adottate da un campione di scuole secondarie di secondo grado della città di Roma durante le fasi di emergenza e di post-emergenza da Covid-19. Poi, al fine di fotografare i primi effetti della DAD-DD sulle scuole, gli studenti e le famiglie, ovviamente, è stata prevista una prima fase della ricerca di sfondo, di cui abbiamo il piacere oggi di restituirvi i primi risultati, che ha permesso quindi di riflettere su come siano evolute e si stiano evolvendo le interazioni tra docenti, famiglie e studenti coinvolti quindi nei nuovi ambienti di apprendimento. Andiamo quindi agli obiettivi della presentazione. Andremo innanzitutto ad illustrare quelle che sono le dimensioni di indagine che abbiamo seguito già durante la prima fase della ricerca di sfondo. Andremo a descrivere sostanzialmente la roadmap della ricerca di sfondo, quindi a illustrarvi il campione di scuole che abbiamo, diciamo, le scuole, perché non si tratta di un vero e proprio campione in questa fase della ricerca di sfondo che abbiamo coinvolto. Andremo a descrivere le attività di ricerca che sono state concretamente realizzate nelle scuole, metodi e tecniche di analisi. E poi vorremmo discutere con voi su quelli che sono i principali risultati che abbiamo, diciamo, ricostruito ed ottenuto, anche al fine di riflettere sulle implicazioni successive per la riprogettazione della policy. E andando quindi direttamente, insomma, alle dimensioni di indagine della nostra ricerca, durante le attività di ricerca si è prestata particolare attenzione alla ricostruzione delle pratiche didattico-educative messe a punto dai docenti, dalle docenti, prevalentemente si tratta di donne, al fine di rintracciare i primissimi effetti della DAD-DD su alcune dimensioni, quindi sull'innovazione tecnologica e metodologico-didattica delle comunità scolastiche, sul livello di apprendimento e di rendimento degli studenti in termini di accrescimento delle competenze trasversali e di digital literacy e sul rafforzamento della relazione docente-studente, ma anche studente-studente della comunicazione scuola-famiglia. La ricerca di sfondo, dico subito, è stata condotta nel trimestre aprile-maggio-giugno 2021. Abbiamo coinvolto 7 scuole secondarie di secondo grado di Roma, classificate in base ad un indicatore tipologico che ha tenuto conto innanzitutto del livello alto, medio, basso di dotazione infrastrutturale e tecnologica e dell'effetto scuola positivo o negativo sul rendimento scolastico degli studenti delle classi seconde alle prove invalse nelle discipline di base di italiano e matematica. Le scuole sono state agganciate in questa prima fase della ricerca di sfondo a partire da una più estesa lista composta da 203 scuole secondarie di secondo grado, che poi saranno coinvolte, ci auspichiamo, nella fase della rilevazione estensiva della ricerca che prenderà avvio proprio da questo mese di ottobre 2021. Come dicevo prima, sono state agganciate in questa fase della ricerca di sfondo 7 scuole. Nel dettaglio si tratta di istituti di istruzione superiore che, come potete vedere da questa tabella, ricomprendono al loro interno diversi indirizzi formativi, quindi sia liceali che tecnici che professionali. Ogni istituto di istruzione superiore è classificato in base a quell'indicatore tipologico che ho descritto poc'anzi. Come dicevo prima, le attività di aggancio si sono quindi diciamo, svolte durante i mesi di marzo e aprile 2021, con i referenti scolastici delle scuole raggiunte è stato concordato il coinvolgimento di due sezioni, una più virtuosa e l'altra meno virtuosa, da cui estrarre due classi da includere nelle attività di analisi e di osservazione. Quindi complessivamente sono state coinvolte
quattro classi per scuola. E più da vicino sono state realizzate 26 interviste con i docenti e coordinatori delle classi selezionate. Abbiamo condotto 17 ore di osservazione etnografica, quindi a distanza, un'ora per ciascuna classe nelle classi appunto coinvolte, nelle lezioni tenute in modalità DAD e DD. E sono stati inoltre condotti tre focus group con gli studenti delle classi che dopo il decreto scuola di maggio intanto erano rientrati in presenza al 100%. Tengo a precisare che la conduzione delle attività di ricerca ha richiesto l'impegno di un folto team di ricercatori, masterizzandi e studenti, e le attività di ricerca concordate con le scuole sono state organizzate e ovviamente realizzate interamente a distanza. Qualche parola, qualche notazione sulle tecniche, sulla tecnica di analisi dei dati, sulla strategia, anzi, di analisi dei dati. Diciamo subito che l'organizzazione del materiale testuale, raccolto a seguito quindi della conduzione delle interviste, dei focus group, è avvenuta in base all'applicazione di una scheda di meta-analisi. Però, data l'eterogeneità dei corpora testuali, si è poi optato per una strategia di analisi paper and pencil. Vista l'esiguità della base empirica, quindi 7 scuole coinvolte in questa fase della ricerca di sfondo su una lista di ben 203 che immaginiamo e ci auspichiamo di poter coinvolgere nella fase della rilevazione estensiva, precisiamo che le riflessioni sui profili di didattica, che a breve andremo a descrivere, rappresentano, diciamo, delle prime suggestioni, ipotesi che intendiamo consolidare e poi appunto approfondire nella fase della rilevazione estensiva della ricerca. Dalla ricostruzione delle testimonianze dei docenti e degli studenti coinvolti nei focus group e nelle interviste, e anche come confermato dalle note di contesto che abbiamo dato a seguito dell'osservazione etnografica, come vi dicevo prima, delle lezioni in DAD e DD, è stato quindi possibile identificare e ricostruire tre profili di DAD che abbiamo così denominato: innovativa, tradizionale e depotenziata, distinti questi tre profili in base ai diversi effetti che le ICT, unitamente alle pratiche didattico-educative messe a punto per il loro utilizzo, hanno esercitato sul consolidamento dell'apprendimento per competenze trasversali e sull'ampliamento dei confini della relazionalità. Più da vicino, la consapevolezza, insomma, del carattere mutevole e anche multidimensionale di un programma, così complesso come la DAD, ha richiesto sin dalla prima fase di questa ricerca di sfondo la ricostruzione, o meglio la messa a punto, di un piano di valutazione che tenesse conto sin da subito degli elementi di complessità e di incertezza anche legati ai cambiamenti che continueranno a subire le politiche, diciamo, formative, quindi la DAD a seconda dell'andamento della pandemia e anche della connessione con le altre politiche sociali. Ragion per cui in questo scenario, scusate, di mutevolezza e di avvicendamenti normativi, soprattutto nel mese di maggio in cui le scuole sono state coinvolte, si è voluta cogliere appieno l'opportunità di ricorrere ad approcci valutativi di pensiero positivo che fossero capaci di ricostruire, insomma, le storie di maggiore successo rintracciabili nelle testimonianze, dei docenti coinvolti e degli studenti, insomma, ascoltati nei focus group, anche al fine, come dicevamo in premessa, di trarre delle indicazioni di policy che potessero contribuire anche a riprogettare la strategia di intervento nelle fasi successive. Andiamo quindi a descrivere il primo profilo di didattica che abbiamo definito didattica innovativa. Come dicevo, scopo dell'indagine, sin dall'inizio dell'impostazione delle attività di ricerca, è stata anche la selezione di criteri, diciamo così, che consentissero di differenziare al massimo i nostri contesti di osservazione, anche se ci trovavamo ed eravamo consapevoli di trovarci all'interno di una fase della ricerca di sfondo. Ragion per cui abbiamo voluto comprendere quanto anche le condizioni di partenza delle scuole, in termini di dotazione tecnologica ed infrastrutturale, potessero rappresentare delle variabili in qualche modo dirimenti per ricostruire i primi effetti della DAD DD sulle pratiche didattico-educative seguite dai docenti, includendo chiaramente nell'analisi anche il germogliare di nuove geometrie di collaborazione scuola-famiglia e tra gli studenti. Quindi diciamo subito
che all'interno di questa prima configurazione di didattica innovativa, l'aspetto contestuale è dirimente. Questo profilo di didattica innovativa include, come dire, le testimonianze delle docenti coordinatrici delle classi virtuose afferenti a sezioni sperimentali. Nel dettaglio, quindi, le classi coinvolte nei processi di osservazione focus group riproducono degli esempi virtuosi di didattica che anche in periodi pre-Covid si distinguevano quindi per un uso, come dire, integrato della didattica tradizionale e laboratoriale, per un impiego intenso sia da parte dei docenti che degli studenti degli applicativi digitali, un coinvolgimento assiduo degli studenti in project-based learning e un'apertura alla valutazione peer-to-peer, soprattutto con riferimento, ricordo bene, alla sezione sperimentale di un liceo delle scienze umane, chiamata questa sezione sperimentale denominata delle relazioni e della responsabilità. Quindi in questi contesti la DAD-DD rappresenta un'opportunità. Le pratiche didattico-educative seguite dai docenti sono interattive, sono particolarmente interattive, grazie all'applicazione di metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, la flipped classroom, quindi la classe capovolta, la challenge, il debate approach. Nei docenti è viva la consapevolezza della necessità quindi di adeguare l'uso di queste metodologie allo spazio virtuale della DAD-DD, organizzando di volta in volta, e questo lo abbiamo visto anche durante le attività di osservazione, delle attività, diciamo, di gruppe interne ed esterne alla scuola, e l'apprezzamento per la risposta degli studenti e la prontezza con cui questi mostrano di interagire con le ICT incentiva poi le docenti ad organizzare attività che richiedono la collaborazione di colleghi delle altre scuole. 5 minuti. Cerco di essere super veloce, allora, quindi abbiamo parlato dell'utilizzo di metodologie innovative, che ha giocato sicuramente un ruolo importante nel coinvolgimento degli studenti, andando ad incentivare una loro partecipazione attiva e propositiva, potenziando il livello degli apprendimenti per competenze trasversali. Gli studenti hanno quindi mostrato, diciamo, grande impegno e senso di responsabilità e, andando sempre velocissima, in questa configurazione gli studenti si possono definire reattivi relazionali perché rispondono in maniera propositiva alla DAD e, pur manifestando, diciamo, un bisogno di relazionalità, non si precludono i rapporti. Grazie alla DAD hanno riscoperto nuove abitudini, nuovi interessi da coltivare e possono contare, sono quegli studenti che possono tra l'altro contare su un solido background familiare. Andando quindi velocissima sul secondo profilo, per la caratterizzazione del profilo che abbiamo definito della didattica tradizionale, non è particolarmente dirimente la dimensione contestuale, quindi in particolare il livello di infrastrutturazione sociale della scuola. Ricomprese in questo profilo, sono tutte le testimonianze di quelle docenti che insegnano sia in classi virtuose che non virtuose. La DAD-DD si presenta come una risposta, come dire, di tipo adattivo, perché la predisposizione anche a distanza della classica lezione tradizionale, cioè abbiamo notato che anche a distanza veniva predisposta l'impostazione della classica lezione tradizionale. Questa impostazione può avere dal nostro punto di vista, sia ha avuto dal nostro punto di vista, sia delle ricadute positive sugli studenti più motivati, ma anche negative sul piano relazionale, perché sembrerebbe penalizzata soprattutto, insomma, l'interazione orizzontale tra studenti, mentre l'unica interazione possibile è appunto quella verticale tra docente e studente. Sul piano delle pratiche didattiche, l'organizzazione di lavori di gruppo avviene quindi senza la predisposizione di metodologie didattiche innovative. L'utilizzo di materiali, diciamo, di supporto alla lezione come PowerPoint, video, file audio registrati delle lezioni, se per un verso consente agli studenti più volenterosi, diciamo, di apprendere e di farlo anche meglio, per un altro verso però, diciamo, va ad ampliare ulteriormente le diseguaglianze esistenti, le diseguaglianze sociali, quindi tra studenti più o meno meritevoli. E quindi, andando poi velocissima sui bisogni relazionali, gli studenti in questa configurazione appaiono passivi demotivati, cioè partecipano passivamente, sono demotivati perché, a differenza dei reattivi relazionali, non hanno tra l'altro un solido background familiare alle loro spalle.
Vi leggo questo stralcio di intervista. Alcuni ragazzi hanno sviluppato forti livelli d'ansia e altri disturbi. Alcuni necessitavano di maggiore sostegno. Sicuramente in questa classe ci sono alcune situazioni, non tante, di difficoltà in cui stare a scuola è molto meglio di stare a casa. Molti ragazzi hanno sviluppato forme d'ansia amplificate proprio a causa di questa situazione. Andando poi all'ultimo profilo della didattica depotenziata, in questo caso sembra essere particolarmente dirimente la variabile contestuale, quindi il background degli studenti, perché diciamo, la maggior parte delle testimonianze accluse in questa configurazione di DAD coinvolge docenti che insegnano in classi appunto non virtuose. In questa configurazione la DAD-DD si presenta come una risposta dettata all'emergenza, quindi dall'emergenza. Quindi problemi di device, scarsa dotazione tecnologica e infrastrutturale influenzano in maniera negativa l'andamento delle lezioni in termini di durata, di approfondimenti tematici non sempre possibili, di coinvolgimento a volte passivo, insomma, e non sempre possibile da parte dei ragazzi, degli studenti, e anche le aspettative degli studenti e delle famiglie sono abbastanza, insomma, negative. Non si ravvisa in questo profilo l'impiego di metodologie didattiche innovative che quindi siano capaci di stimolare l'interazione tra ragazzi, e anche quando il docente assegna dei compiti di gruppo spiega che la didattica è finalizzata solamente al controllo dello svolgimento del compito. E vi leggo questo straccio di intervista. Il grosso problema di quando parliamo online è che noi non sappiamo se l'alunno sta ascoltando o se sta giocando con il telefonino o se sta facendo altro. Ho cercato di metterli a lavorare in gruppetti anche a distanza, perché la G Suite dava la possibilità di fare delle stanze di lavoro e il docente passa per le stanze, e almeno ero più sicura che nella stanza di 3-4 alunni avevano modo di confrontarsi. Quindi questo che vuol dire che in un contesto privo di risorse emotive e infrastrutturali anche, la predisposizione di materiale audiovisivo di supporto alla lezione serve per ridurre i tempi morti e catalizzare l'attenzione degli studenti, che sono considerati in parola i grandi assenti della DAD. I ragazzi non ci sono, il dialogo è impercettibile. Quando sto spiegando o sto riflettendo, non so più chi ho di fronte a me. Sono tutti assenti, sono tutti grandi assenti. I ragazzi stanno tutti un po' indietro, stanno molto meno e hanno interagito tra loro molto meno. Quindi hanno una penalità nell'una e nell'altra, sia nelle soft che nelle hard skill. Andando velocissimo sui bisogni emotivi e sulla relazionalità, quindi diciamo che nel passaggio dal primo al secondo lockdown, gli studenti hanno perso, diciamo, questo entusiasmo, hanno perso lo slancio nel relazionarsi con i loro compagni. Questo ripiegamento su se stessi sembrerebbe proprio spiegabile sia in virtù della tendenza dei più giovani a derogare alle relazioni per chiudersi quindi nella comfort zone dei social e delle chat online, questo soprattutto rilevato dalle docenti, sia in virtù della particolare organizzazione della DD che molto spesso, diciamo, a causa anche di meccanismi di rotazione non sempre agevoli tra gli studenti in presenza e quelli a distanza, ha generato delle vere e proprie spaccature all'interno del gruppo classe. Per questa ragione abbiamo ragionato, scusate il bisticcio di parole, su questa etichetta, abbiamo definito gli studenti di questa configurazione come opportunisti chiusi. Vado quindi velocissima all'ultima slide, e questo vorrei quindi concludere dicendo che le tre configurazioni di didattica chiaramente vanno a riprodurre in piccolo quelli che potrebbero essere considerati fattori abilitanti, altrimenti ostacolanti, facilitano la sua valutazione e quindi la componente emotiva legata alla specificità dei nuovi ambienti di apprendimento in DAD-DD. Nonostante le difficoltà di gestione della DAD, abbiamo visto per motivi tecnici o di motivazioni legate al background familiare degli studenti più fragili, i docenti intervistati però concordano tutti nell'attribuire alla DAD la funzione di agente e motore propulsivo di cambiamento del sistema scolastico italiano, perché a loro detta il ricorso intensivo alle ICT e la garanzia dell'accessibilità per tutti, docenti, studenti e loro famiglie, ha indubbiamente arricchito la formazione in una varietà di modi e con una varietà di opportunità che in parola sarebbe impensabile non portarsi dietro nel ritorno in presenza.
Quindi, in estrema sintesi, le AST assumono nella scuola, possono assumere nella scuola una funzione propulsiva di cambiamento, per il cambiamento, perché? Innanzitutto perché hanno consentito di incidere sul setting scolastico, trasformando l'ambiente di apprendimento attraverso il potenziamento della dotazione tecnologica. In tutte le classi c'è stato finalmente il potenziamento. È stata messa in funzione la LIM che a volte non veniva messa in funzione, c'è stato quindi un adeguamento tecnologico alle difficoltà dei nuovi ambienti di apprendimento, riorganizzando lo spazio e quindi riorganizzando il tempo attraverso la decompressione della durata classica delle lezioni, che ha detto il docente è sicuramente uno dei principali limiti del sistema scolastico italiano. Le AST hanno anche migliorato i processi di comunicazione e socializzazione al netto di tutti quei problemi relazionali che abbiamo chiaramente enunciato prima, incentivando negli studenti lo sviluppo di key competence di digital literacy e di media education e anche rafforzando la comunicazione scuola-famiglia. Hanno facilitato in parola il lavoro di correzione dei testi, dei compiti da parte dei docenti, rendendo più interattivo il dialogo anche durante la correzione, utilizzando banalmente gli applicativi su Google Classroom tra docente e studente. Chiaramente, come dicevo prima, si tratta di primissime suggestioni, di primissime riflessioni, ma saremo felicissime, insomma, di accogliere e raccogliere le vostre osservazioni. E, insomma, richieste di precisazione, di cui vorremmo chiaramente fare tesoro, soprattutto perché, come dicevo prima, ad ottobre inizierà la fase della rilevazione estensiva. Grazie a tutti per l'attenzione. Ok, grazie, grazie Maria. Sicuramente il tema del Covid è stato, come dire, un continuo ritornare, nel senso che sia a livello nazionale che internazionale ha un po', come dire, orientato per forza di cosa, no? L'interesse dei ricercatori, ma anche poi di chi si trova sul campo. Io non so se Gianluca ha raccolto domande, se ha lui domande. O sollecitazioni rispetto a questo primo contributo. Non sono ancora arrivate domande e ricordo a tutti appunto di scriverle in chat. Nel frattempo, per non perdere tempo, pongo io una domanda a Maria. E Maria, intanto grazie perché, come dire, ho trovato interessante cercare di come dire, mettere a fuoco in una forma che di solito non viene circostanziata così, l'eterogeneità di effetti e situazioni che la DAD ha generato. Di solito appunto parliamo di eterogeneità di effetti, ma non parliamo degli aspetti positivi delle cose apprese. E secondo me appunto in questo frangente è utile ricordare anche le opportunità di innovazione e apprendimento che si sono innescate in questo modo, è quello che fate molto chiaramente in questa presentazione. Avevo, come dire, però due domande che mi frullavano in testa ascoltandoti. Una è insistere un po' di più su questa questione dei contesti. Avete parlato di classi virtuose, classi non virtuose, di profili di studenti. Diciamo che un po' il punto che mi resta è d'accordo, sappiamo però che in media i potenziali effetti benefici di cui parliamo sembrano non esserci stati perché in media l'effetto di tutto questo è stato negativo. Quindi riusciamo ad essere più precisi nel capire quali sono gli elementi contestuali che davvero fanno la differenza e soprattutto quali sono quelli che possiamo efficacemente attivare. Perché se bastassero le LIM nelle classi, come dire, tutto sommato, gran parte degli effetti che avremmo dovuto vedere sarebbero stati positivi. Allora, cosa si può fare al di là appunto dei profili degli studenti? Su cosa possiamo operare per ottenere i benefici che avete indicato? E poi la seconda domanda, strettamente legata a questa, è sì, d'accordo, di benefici, ma a che prezzo? Nel senso che un punto, secondo me, importante è sempre quello, da un'ottica valutativa, chiedersi: ottengo un beneficio, ma a quale prezzo? Come dire, un beneficio accompagnato da degli effetti negativi così forti come quelli che descrivete, soprattutto su gruppi già svantaggiati, è davvero un beneficio che vogliamo? È davvero un beneficio che possiamo chiamare
in questo modo. Quindi queste sono le mie due sollecitazioni. E nel frattempo è arrivata una domanda da Marina Imperato, che credo vediate comunque anche voi. Marina scrive: i risultati dell'indagine sono stati omogenei in diverse tipologie di istituto? Va un po' anche nella direzione appunto della eterogeneità. Perfetto, allora innanzitutto grazie per queste domande che sono molto interessanti e che tra l'altro mi permettono di andare a fondo di alcune questioni che anche per brevità insomma non sono riuscita ad affrontare. La questione quindi dei contesti e dell'eterogeneità. È stato innanzitutto abbastanza complicato e difficile cercare di, come dire, ragionare all'interno dei contesti e di individuare all'interno dei profili quelli che potevano essere meccanismi non solo facilitanti, ma anche ostacolanti l'apprendimento degli studenti. Rispetto ai meccanismi facilitanti, quindi arrivo alla prima domanda di Gianluca, certamente non bastano le LIM, non basta l'infrastrutturazione digitale per migliorare insomma il livello degli apprendimenti o comunque agganciare al miglioramento del livello degli apprendimenti i BEST, i DSA, che sicuramente hanno potuto avere la possibilità di interagire in piccolo gruppo, in alcuni casi anche di sviluppare insomma di trarre beneficio da questa situazione. Però ciò che emerge dal nostro punto di vista, anche nel primo profilo, ma anche nel secondo e nel terzo, è che quando il docente mette in moto una serie di situazioni, cioè utilizza metodologie didattiche particolarmente attive, che non sia semplicemente io costruisco o abilito gli studenti ad entrare nella stanza Zoom e faccio il piccolo gruppo, no. Quando si impiegano metodologie didattiche particolarmente innovative come il debate, come appunto la challenge, mettono tutti gli studenti nella condizione di interagire, sicuramente di trarre diciamo del positivo da quella situazione che di per sé era comunque emergenziale, era extraordinary. Quindi questo diciamo per rispondere alla prima domanda di Gianluca. E rispetto quindi ai benefici, in realtà è emerso soprattutto nel terzo: quanto bastano i benefici, se bastano questi benefici, a che prezzo? È emerso soprattutto nella terza configurazione che purtroppo la DAD, quando viene vissuta e quando viene praticata in condizioni di emergenza, amplifica ulteriormente le diseguaglianze. Quindi ritorno di nuovo a bomba sul BES: non tutti i BES hanno tratto beneficio dalla DAD e da queste situazioni positive di interazione di gruppo, perché ci sono anche i BES ipovedenti che non possono fare diciamo lezione a distanza o certamente non riescono a trarre beneficio sul piano relazionale da un insegnante di sostegno che vedono, no, semplicemente a distanza. Quindi questo diciamo più che una domanda a Gianluca mi sembra una sollecitazione, un invito a riflettere ancora di più, e lo faremo sicuramente con Veronica, c'è l'intenzione di farlo, soprattutto di includere all'interno della nostra componente osservativa nella ricerca di ottobre, che inizierà a breve, quindi la componente più svantaggiata, per capire effettivamente quali meccanismi, in quali contesti possono effettivamente facilitare l'apprendimento. E quindi non so se c'erano altre domande o se ho risposto in maniera esaustiva. E forse c'era la domanda sulla... degli istituti, le tipologie... Allora, in realtà, come diciamo, ho cercato di sintetizzare in quelle varie tabelle sinottiche, c'è stato un po' un rimescolamento delle carte in tavola, cioè di quegli istituti che sembravano, così come classificati sull'indicatore tipologico, quelli più virtuosi, che poi sono rientrati nella terza configurazione della didattica depotenziata. Questo perché? Perché ogni classe, ogni contesto al suo interno è estremamente eterogenea e quindi diciamo i risultati non sono certamente analoghi, ma anzi hanno visto insomma poi miscelarsi molto le carte, si sono molto mischiate, quindi istituti che sembravano essere quelli diciamo più potenziati anche sul piano dell'infrastrutturazione tecnologica, che invece poi per via della ricostruzione delle pratiche didattico-educative dei docenti rientrano dal nostro punto di vista nel terzo profilo della didattica depotenziata. Ma questo perché? Perché il nostro punto di partenza chiaramente è stato il macro contesto, quello scolastico, però il nostro diciamo focus analitico è stata la ricostruzione delle pratiche didattico-educative delle docenti, quello che ha fatto realmente la differenza in combinazione con la situazione poi preesistente nelle classi, il rendimento degli studenti, il background socioculturale degli stessi studenti. Perché chiaramente fare scuole in periferia al sesto municipio è diverso anziché farlo, diciamo, in una scuola di Roma al primo municipio. Questo sì, diciamo,
Spero di aver risposto alla domanda. Se ci fossero altre osservazioni, sono pronta, sono disponibile, insomma, a rispondere. Grazie. Ok, grazie Maria. Attenzione a BES e DSA, non li confondiamo. È vero che BES è categoria macro, però l'esempio che tu hai portato era un DSA. Ogni tanto faccio la studiosa di Sì, didattica. Prego, assolutamente, grazie. prego Marina, puoi caricare le tue A slide. Noi voi. abbiamo articolato la sessione in maniera, come dire, binaria, nel senso che facciamo un intervento, diciamo, dal mondo della ricerca e un intervento dal mondo della scuola. Quindi adesso diamo la parola a Marina Imperato con il Che però paper. in questo momento non Dimmi. riesco a Allora, la caricare stessa procedura le di prima. slide. Ecco qui, si vede? È andato, hai visto? Ok, Ok. A bene. te la parola, uno sguardo Grazie, agli esiti degli esami di Stato. bentrovati, bentrovate tutte. Insomma, sarà un pomeriggio molto, molto ricco. Insomma, il primo lavoro di approfondimento è stato particolarmente interessante anche perché va, come dire, a toccare, diciamo, gli antipodi, no? Di quelli dell'età degli studenti che invece vado a trattare. Mi presento molto brevemente, sono Marina Imperato, dirigente scolastica distaccata presso il Ministero dell'istruzione presso la Direzione Generale degli Ordinamenti e, come dire, faccio capo all'ufficio terzo dei percorsi liceali e per gli esami di Stato. Come dire, nella fattispecie mi occupo o dovrei occuparmi, perché negli ultimi 2 anni questo non è stato possibile, della prova scritta di italiano all'esame di Stato del secondo ciclo. E dunque, come dire, la storia degli ultimi 2 anni scolastici è ben nota a tutti. Che cosa prenderò velocemente e, come dire, anche superficialmente, ahimè, in esame? Prenderò in esame molto velocemente gli esiti degli esami di Stato dello scorso anno scolastico, di quello che è appena trascorso, cioè il 2020-2021, mettendoli in relazione, mettendoli in un primo dialogo assolutamente da approfondire con gli esami di Stato del primo ciclo, quindi quelli al termine della scuola secondaria di primo grado dell'anno scolastico 2015-2016. Ecco, mi si è bloccata la. Ok, facciamo un passo indietro per vedere, insomma, anche come è cambiata nel corso di 40 anni l'impostazione degli esami di Stato e con essa anche poi, diciamo, l'impostazione della scuola. Addirittura nella prima prova scritta dell'anno scolastico, nella prima prova scritta di italiano dell'esame di Stato dell'anno scolastico 1983-84, nel tema per ogni genere di maturità, quindi la prima prova scritta di italiano, veniva richiesto ai candidati di commentare il seguente passo. Stai affrontando un esame tra i più impegnativi della tua carriera scolastica e della tua vita. Commenta il seguente giudizio di Giorgio Amendola, il quale, a proposito dell'esame, affermava che il suo valore è essenzialmente morale, di prova di carattere e di volontà. Una prova da superare, una selezione da affrontare, come la vita esige fuori dalla scuola e in ben più severe condizioni e con maggiori ingiustizie. Passo tratto da una scelta di vita pubblicato nel 1976. Siamo quindi di fronte a, come dire, ad una doppia concezione, la concezione dell'esame e la concezione come dire, del sistema scolastico. L'esame era presentato, vissuto, concepito e anche ideato come prova da superare, ma soprattutto in vista di una selezione da dover essere operata. In più, come dire, si attribuiva all'esame una sfumatura, morale, etica. Perché? Perché l'esame, in quegli anni non era
un esame di Stato, ma era l'esame di maturità, quindi inglobava anche un valore, come dire, morale, personale e anche una sorta di giudizio che la scuola emetteva nei confronti dei propri alunni. Quindi l'esame era concepito come una prova da superare e come una selezione da affrontare. E questa visione coincideva con l'idea e con la prassi concreta, con la realtà di una scuola ben diversa, dalla scuola attuale, che si può, come dire, che avanza dietro il vessillo del No Child Left Behind. È una scuola, dovrebbe essere una scuola che si prende cura, si prende in carico di tutti gli studenti e di ciascuno studente, tutti compresi, gli studenti con disabilità, gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, gli studenti con bisogni educativi speciali, tra i quali andiamo a ricordare perché costituiscono un numero sempre più importante di alunni nella nostra scuola, gli alunni con cittadinanza non italiana, gli alunni immigrati. Diamo uno sguardo veloce agli esami di Stato dell'anno scolastico appena trascorso, che si sono svolti all'insegna dell'emergenza sanitaria già dall'anno scolastico 2019-2020, quindi per il secondo anno consecutivo. L'esame è stato, diciamo, completamente modificato, radicalmente modificato, così come delineato dall'ordinanza ministeriale 53 del 2021, che conferma, riprende l'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato numero 10 del 2020. Entrambe sostanzialmente intervengono in maniera decisa sulla forma degli esami che normalmente, così come recita il decreto legislativo 62 del 2017, sono formati da due prove scritte nazionali ed una prova orale. Le due prove scritte nazionali sono la prima prova che va a, come dire, testare la competenza linguistica in italiano e la seconda prova è una prova di indirizzo, però entrambe le prove scritte sono, come dire, vengono calate sulle scuole dal Ministero dell'Istruzione, sono prove predisposte a livello ministeriale. Quello che resta nelle mani delle scuole, delle commissioni, è appunto la prova orale. Beh, per il secondo anno consecutivo, l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione è costituito soltanto dalla prova orale. Oltre a questo, vi è stata anche una differenziazione, un cambiamento nella composizione delle commissioni, che per il secondo anno consecutivo sono state formate da docenti interni. Tutti e sei i docenti componenti le commissioni sono stati docenti interni, con la conferma del presidente esterno. La differenza, come sappiamo, è che nella normalità le commissioni sono formate da sei membri, tre docenti esterni, tre docenti interni e il presidente esterno. Anche il credito scolastico è stato modificato, è stato, come dire, è stata ribaltata l'importanza del percorso scolastico e abbiamo detto anche la struttura della prova. La distribuzione dei punteggi rispetto all'esame ordinario, appunto, come dire, non poteva non adeguarsi alla situazione emergenziale, per cui il credito scolastico che in tempi pre-Covid poteva raggiungere un massimo di 40 punti,
Adesso, con il, diciamo, negli esami di Stato degli ultimi 2 anni, poteva raggiungere un massimo di 60 crediti e viceversa la prova orale un massimo di 40 crediti. Quindi per un totale massimo di un punteggio complessivo di 100 punti. Con la previsione, con la possibilità di attribuzione della lode. I dati relativi alla sessione ordinaria degli esami di Stato, del secondo ciclo dell'anno scolastico 2020-2021 sono stati presentati nello scorso mese di luglio dal Ministero dell'Istruzione e risultano, da un certo punto di vista, assolutamente positivi e potrebbero essere interpretati come una, come dire, come una mancanza di febbre, no? Come un ottimo stato di salute del nostro sistema di istruzione, che per quanto riguarda il raggiungimento del diploma finale, si sta avvicinando progressivamente agli obiettivi fissati dal piano strategico Europe 2020. Nel 2015 la quota di popolazione italiana compresa tra i 25 e i 64 anni ad aver conseguito almeno il diploma superiore è cresciuta di ben oltre l'11% rispetto al 2004. Quindi come dato nazionale di studenti che hanno conseguito il diploma, diciamo l'Italia, sia pure lentamente, sia pure faticosamente, si sta avvicinando all'obiettivo fissato. Marina, 5 minuti. Allora, vi è quindi una. Però i dati presentati dal Ministero dell'Istruzione presentano una marcata continuità con le sessioni del 2019-20, esame in piena pandemia, e con l'esame del 2018-19, unico anno in cui l'esame si è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 2017. I dati confermano anche alcune tendenze, peraltro molto evidenti a livelli di macro aree, e però diciamo i trend sono addirittura amplificati. Per quanto riguarda il riferimento, si è scelto di individuare gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione del 2015-16 perché corrispondono alla coorte di alunni che si sono diplomati in quell'anno e che poi si sono iscritti all'anno scolastico 2016-2017, che poi è quello che ha portato a compimento il percorso di studi nell'anno scolastico 2020-2021. I dati li vedete, sono riportati in rosso e diciamo la differenza più significativa è che sostanzialmente diciamo le percentuali la percentuale degli ammessi è rimasta invariata così come quella dei diplomati aumenta leggermente quella dei diplomati con lode e l'aspetto tra gli aspetti più significativi è l'aumento di percentuale degli alunni che si sono attestati nella fascia 80-100 di valutazione, ben il 4% in più, mentre risultano stabili le altre valutazioni. Decresce di pari passo il numero percentuale degli alunni che hanno conseguito le valutazioni più basse, quindi il voto 60 tra 61 e 70, tra 71 e 80, ed aumenta in maniera interessante, quasi il 4%, il voto 100. Nel rapporto diplomati con lode e diplomati totale, la percentuale maggiore si registra così come lo scorso anno in Puglia, in Umbria, nelle Marche e in Calabria.
Tendenza che viene confermata anche nelle varie tipologie di indirizzo di studi, quindi nei licei, senz'altro la lode e le valutazioni più alte sono maggioritarie. Nel liceo classico si registra il maggior numero di diplomati con lode, mentre la percentuale di diplomati con lode negli istituti tecnici cala moltissimo e addirittura è prossima allo zero negli istituti professionali, in piena sintonia con quanto è accaduto nell'anno scolastico precedente. Che cosa ci dicono invece i dati dell'esame di Stato del primo ciclo? Quindi gli stessi alunni che quest'anno si sono diplomati nelle varie tipologie di istituti secondari. Si è registrato un incremento degli ammessi e il 99,8% dei diplomati, che è lo stesso dato dei diplomati del secondo ciclo di istruzione. Anche in questo caso, rispetto all'anno precedente, 2014-2015, vi è stato un incremento dei voti più alti, quindi un decremento dei voti più bassi. Le regioni di eccellenza, anche in questo caso, sono state la Puglia e la Calabria, mentre le regioni apparentemente in sofferenza dal punto di vista valutativo sono state la Sardegna e il Veneto. Nel 93% dei casi, i diplomati del 2015-2016, i diplomati dell'istruzione secondaria di primo grado, della scuola media, ha scelto un percorso scolastico. Solo il 7% si è indirizzato verso i percorsi di formazione professionale regionali e il 20% di diplomati con voto 6 ha scelto un corso di formazione regionale. Gli studenti diplomati con valutazioni molto positive hanno scelto percorsi liceali come il 91% di chi ha conseguito il 10, ha conseguito, diciamo, il diploma con 10, il 94,5 dei 10 e lode. Senz'altro sono da implementare le attività di orientamento del primo ciclo e proprio l'orientamento nella prosecuzione riscontrato a livello nazionale è invariante a livello areale, considerando le specificità di ciascun territorio. Infatti, nelle regioni del nord-est, la scelta del settore tecnico per i diplomati con 9 e 10 è in proporzione superiore, di gran lunga superiore, rispetto ad altre aree del paese, e al centro proseguono gli studi in un percorso liceale anche diplomati con voto 6, a differenza di quanto invece accade al sud. Quindi gli esiti dell'esame di Stato continuano a far emergere una situazione nazionale bipolare sostanzialmente stabile e occorre far notare, ma insomma è evidente che i dati gli esiti degli esami di Stato non corrispondono, ahimè, ai dati nel rapporto nazionale prove invalse, in cui la situazione è ribaltata a livello di macro aree, con alcune regioni settentrionali che raggiungono risultati superiori sia alla media italiana sia alla media OCSA, mentre le regioni meridionali si trovano in una situazione completamente opposta. Quindi il sistema scolastico nell'Italia meridionale e insulare appare anche meno equo, soprattutto per quanto riguarda la variabilità dei risultati tra scuole e classi, è consistente più alta e al nord che al centro. E quindi bisogna, come dire, affrontare questa sfida, questo compito, anche in prospettiva di un ritorno alla normalità per gli alunni di questo anno scolastico e esplorare le ragioni di questo fenomeno che sono in un campo estremamente largo tra fattori strutturali di contesto, politiche discontinue o condizionate. Diciamo che c'è anche una debole integrazione tra scuole, formazione professionale e occasioni formative orientative.
vi è anche una debolezza dei percorsi scuola-lavoro, del sistema degli stage in aziende e del mentoring, e anche una mancata ottimizzazione delle risorse mirate alla dispersione e all'orientamento. È necessario assolutamente riconsiderare i cicli di istruzione con attenzione allo snodo tra scuola media e biennio del successivo obbligo, in modo fortemente orientativo e con occasioni per il recupero e sostegno degli studenti low performance. Tre tipologie di misure: prevenzione, intervento e compensazione, tenendo presente che gli studenti che via via si avvicineranno al termine degli studi sono portatori di questi anni, di questi due anni, speriamo soltanto due anni, di emergenza sanitaria che, come giustamente rilevato nella relazione precedente, lasceranno degli strascichi molto ampi e molto profondi negli alunni. Ho riportato le fonti normative dell'esame di Stato del secondo ciclo che non sono state abrogate, che sono ancora in vigore e che quindi dovrebbero riconsiderate per il prossimo esame di Stato. Io vi ringrazio, sono andata velocissima e tengo a precisare che si tratta di un inizio di ricerca. Grazie. Se ci sono domande, io sono qui. Va bene, grazie Marina, grazie. Gianluca, dimmi tu se hai sollecitazioni a riguardo. Chat dorme, tace sempre, l'ora si presta visto che stiamo digerendo il pranzo, però io eventualmente una domanda ce l'ho, non ce ne sono altre che si frappongono. Allora, io avevo una considerazione e una domanda, Marina. La considerazione è questa: mi sembra di vedere, ed è un po' simile a quello che abbiamo visto in realtà anche con la questione dell'innovazione tecnologica, che processi di lungo corso caratterizzanti il sistema scolastico italiano, a fronte di dell'emergenza pandemica degli anni più recenti, così strani, hanno visto una accelerazione nella direzione che già avevano assunto. Quindi nel caso delle tecnologie un'accelerazione nella direzione della disponibilità di supporti tecnologici e del loro impiego didattico. Nel caso dell'esame di Stato invece un ulteriore allentamento di quella che era il disegno iniziale di questo tipo di politica, cioè quello che nasceva con uno spirito di valutazione esterna rigorosa, no? Di ricondurre una valutazione esterna rigorosa, e che negli anni invece è andato ammorbidendosi, lasciando poi sempre più spazio a discrezionalità che, come vediamo, sono anche geograficamente connotate. Quello che questa è la considerazione che ponevo lì, anche per capire se abbiamo una visione, una diagnosi simile, della faccenda. E però la domanda che devo farti più specificamente su questo è che mi hanno un po' sorpreso le tue implicazioni di policy, nel senso che le implicazioni di policy vanno un po' nella direzione di dire, l'esame è ormai diventato questa cosa qui, bisogna costruirci intorno degli altri interventi che compensino le sue storture. E mi chiedo se sia questa la via da seguire, no? Quindi quella di assecondare un cambiamento che si pone cercando di governarlo attraverso misure di supporto, oppure se non sia il caso di tornare davvero a pensare all'esame di Stato tout court. Allora, io ti ringrazio Gianluca e faccio una un'osservazione. L'esame di Stato del secondo ciclo era un altro momento rispetto alle rilevazioni nazionali in bassi. Avrebbe dovuto rappresentare un momento di valutazione mista.
Le commissioni in tempi normali, appunto, erano commissioni miste, presiedute non a caso da un presidente esterno e quindi avrebbero dovuto consentire un'apertura alla valutazione non homemade, no? Non casalinga. In realtà il nuovo esame di Stato che ha abolito la terza prova scritta andava, diciamo, in questa direzione, quindi in una direzione di un potenziamento della valutazione anche esterna degli alunni. Purtroppo questo, per 2 anni consecutivi, speriamo invece che si possa riprendere, non è potuto accadere. Per quanto riguarda invece il come sarà il futuro degli esami di Stato, beh, noi sappiamo che da più parti, anche all'interno della scuola, anche all'interno delle scuole, viene invocata la loro abolizione appunto perché ritenuti ormai poco, diciamo così, poco significativi. Senz'altro, per il futuro, per l'immediato futuro, non si potrà tornare, diciamo, ad una condizione immediata, suppongo che il ministro non intenda andare in quella direzione di rispetto pieno del decreto legislativo 62. Certamente non sono gli esami ad aver bisogno di sostegno, ma è un percorso che va ricostruito nel tempo a livello di sistema, altrimenti quello che è emerso con grande evidenza e dal mio punto di vista anche con grande drammaticità, come dire, si evidenzierà sempre di più nel tempo. No, ho attivato il mio micro. Mi sentite? Sì, Sì. ok. Allora, se non ci sono altre riflessioni, ti ringraziamo Marina per questo tuo contributo. E direi che possiamo passare al nostro terzo paper, a cura di Giovanni Abbiati e Company. Ci sei Giovanni? Non ti vedo. Ciao. Ok, il titolo è The Problem of Teachers' Turnovers in Italian Schools, Just a Nuisance or Threat for Students' Achievement. A te la Ok, parola. eccomi, vedete il mio schermo? Non ancora. Allora, come mai? Lo vedete adesso? È andato, sì, Sì. perfetto. Ok, no, aspettate, si vede. Eh sì, si Guarda, vede la ho un problema struttura. con lo sharing perché ho due schermi qua e non capisco mai. Ok. Ancora un secondo. Tranquillo. Ok, ora dovreste vederlo bene. Perfetto, no? Oh, si vede la struttura, Lo non so schermo, perché. Vabbè, Giovanni. dai, comunque, va bene lo stesso. Ok. Anche adesso la struttura. Ok, va bene. Allora partiamo ugualmente. Dunque, innanzitutto grazie. Sono Giovanni Abbiati, Università di Milano e il contributo che porto oggi con i miei coautori mira a mostrare le potenzialità dell'uso di larghe basi dati al fine di produrre evidenza empirica utile per le politiche pubbliche, in particolare all'interno del campo dell'istruzione. Il tema che è stato scelto è un tema secondo noi rilevante ed è il problema della discontinuità didattica nelle scuole italiane. Dunque, qui ci occupiamo tutti di scuola, quindi la farò abbastanza breve. Gli studenti italiani sperimentano una notevole dose di discontinuità all'interno dei singoli cicli di studi, ossia
cambiano frequentemente l'insegnante disciplinare all'interno alle scuole elementari del quinquennio, alle scuole medie del triennio, per esempio, e questa situazione è figlia di fenomeni tra loro molto diversi, tra cui il frequente ricorso ai supplenti, la difficoltà di composizione degli organici e anche i fenomeni di mobilità della forza lavoro insegnante anche una volta di ruolo. Noi sappiamo che questo fenomeno è fonte di stress sia per le amministrazioni scolastiche, che per gli insegnanti è anche una fonte di instabilità nella relazione educativa tra insegnanti e studenti. Tuttavia, un interrogativo che al momento in Italia è stato poco esplorato, ma che secondo noi, anche alla luce della letteratura internazionale sul tema, è estremamente rilevante, è come questo fenomeno si distribuisca all'interno delle famiglie, all'interno delle scuole italiane e se e fino a che punto può essere considerato un fenomeno che ha un impatto negativo. Dunque, le preoccupazioni per questo fenomeno, alla luce della letteratura sia italiana che internazionale, sono più che giustificate. In primo luogo, noi sappiamo che le scuole italiane sono molto diverse al loro interno. Sappiamo che, e soprattutto nel sud Italia, le differenze tra scuola e scuola sono molto rilevanti nella qualità dell'istruzione che gli studenti ricevono e che questa differenza comunque non è nemmeno trascurabile nelle regioni del nord. Sappiamo che alcune scuole sono una fonte di attrazione per gli insegnanti, mentre altre sembrano perdere molto facilmente gli insegnanti di ruolo che le compongono. E in più sappiamo anche che esiste un'allocazione sistematica di insegnanti di maggiore qualità o in possesso di tratti più desiderabili, tra cui per esempio essere insegnanti di ruolo sulla base del background medio, del background dei loro studenti. E su questo ci sono anche evidenze per l'Italia. Quindi la prima preoccupazione è che questo fenomeno produca delle conseguenze sperequative sulla base delle caratteristiche, sulla base delle caratteristiche degli studenti. Non solo, noi sappiamo anche che la relazione educativa è fondamentale per l'apprendimento. E quindi noi ci aspettiamo che l'effetto della discontinuità sia negativo sulle competenze, così come misurate nel database che utilizzeremo, che è un database INVALSI. Sappiamo anche che normalmente le famiglie di più bassa estrazione sociale fanno più fatica a contrastare gli effetti negativi, dell'organizzazione scolastica. Quindi ci aspettiamo anche che questo effetto sia differenziale tra gruppi sociali. Noi proveremo a rispondere a questi interrogativi utilizzando i dati INVALSI, che credo, anche dato l'audience a questa sessione ci sia poco bisogno di presentare. Comunque, nello specifico, noi utilizzeremo i dati sulla terza media del 2017-2018 e combineremo i dati degli insegnanti con quelli degli studenti. Dunque, i dati sugli studenti sono molto conosciuti. Non tutti sanno che che agli insegnanti di italiano e matematica delle classi campione viene proposto un questionario ai loro insegnanti e nel nostro caso questo invito è stato raccolto da 1900 insegnanti e combinando i loro dati con quelli dei loro studenti arriviamo a un campione di 19.000 studenti. Dunque, la scelta del 2017-2018 non è casuale, in quanto all'interno di quel questionario insegnanti sono state poste due domande che permettono di rilevare il livello di discontinuità all'interno della classe. Una domanda, infatti, chiedeva se l'insegnante era all'interno della classe testata dall'inizio del ciclo scolastico, quindi essendo terze medie dalla prima media. Un'altra domanda, invece, chiedeva all'insegnante da quanti anni fosse
operasse all'interno della scuola in cui si trovava in quel momento. E noi abbiamo deciso di unire queste due domande per creare una tipologia in quanto eravamo interessati a distinguere due fenomeni simili, ma che potevano dare conseguenze differenti. La prima è l'instabilità nella classe, e il secondo è il radicamento nella scuola. Qual è la differenza? Come vedete, dall'incrocio di queste due variabili sono emerse tre categorie. La categoria in fondo, che è quella degli insegnanti stabili e radicati, ha poco bisogno di presentazioni. Le prime due categorie invece si differenziano per il radicamento dell'insegnante nella scuola. Infatti, un insegnante radicato nella scuola, noi ipotizziamo che non solo possa già conoscere gli studenti con cui entra in contatto, ma sicuramente è molto più in grado di colleghi che invece vengono da fuori di muoversi all'interno dell'ambiente scolastico, di partecipare con maggiore incisività alle decisioni collegiali e anche nel poter contare con una rete. Con una rete di colleghi che lo conoscono già precedentemente, quindi una maggiore integrazione nel contesto scuola. E per questo quindi distinguiamo la categoria superiore, che sono gli instabili e sradicati, la categoria quindi che ci aspettiamo abbia l'impatto peggiore, la distribuzione più diseguale, e la categoria degli instabili ma radicati. E come vedete, questa è la distribuzione. Nel nostro campione, la maggior parte degli insegnanti fa parte della categoria degli stabili e radicati. Comunque, il 35% nel 35% dei casi noi osserviamo che esiste qualche livello di instabilità. Dunque, su questo andrei velocemente. Quello che è importante da dire è che, piuttosto sorprendentemente, ci siamo trovati di fronte a un fenomeno che è leggermente più diffuso in matematica che non in italiano, ma soprattutto che non è confinato unicamente ai precari, come già ci aspettavamo in virtù dei numerosi canali attraverso cui si può dare l'instabilità, ma anche che è abbastanza uniforme tra aree geografiche. E per rispondere al primo interrogativo di ricerca, ossia in che modo è distribuito tra le diverse categorie di studenti, anche qui sorprendentemente ci troviamo di fronte, non so quanto bene voi riusciate a vedere il mio schermo, purtroppo non vorrei toccare qualcosa per evitare di peggiorare la No, situazione, no, comunque. è visibile, tranquillo. Perfetto, ogni. Aspetta, mi vieni a prendere Aspettami qua. Mi aspetti qua, ti prendo la Qualcuno che ha il Allora, microfono c'è qualcuno aperto. che ha il microfono Però io non ho aperto. l'autorizzazione Un po' di per ritorno. chiudere, quindi. Ok, vabbè, vai. Dunque, quello che osserviamo in questi grafici è la distribuzione all'interno dello spazio definito dal gradiente socioculturale medio della classe di insegnamento dei nostri tre tipi di insegnanti. Io spero che lo vediate bene. Quello che si vede è che le tre curve sono ampiamente sovrapponibili. Questo è vero nel campione totale tra italiano e matematica e anche all'interno delle singole aree geografiche. Questo è un'evidenza confortante sul fatto che non c'è concentrazione della discontinuità presso gli alunni di più modesta estrazione sociale, come invece ci aspettavamo. Quindi questo primo risultato ci dice che questo fenomeno è pervasivo e colpisce tutti più o meno nella medesima maniera. Quindi non troviamo che è un fenomeno che colpisce soprattutto le scuole o del nord o del sud o le scuole che servono studenti di più modesta estrazione sociale. Per parlare invece degli effetti, dobbiamo prima aprire una parentesi metodologica e deriva dal tipo di strategia di identificazione che abbiamo scelto, ossia dal tipo di modello statistico che abbiamo scelto per stimare questa associazione. Infatti, esiste una difficoltà che è dovuta al fatto che contrastare semplicemente i livelli
di competenze di studenti esposti a diversi tipi della nostra categorizzazione di stabilità o instabilità degli insegnanti, potrebbe risultare in una correlazione spuria, per il motivo che possono esistere dei fattori a noi non noti, perché di questo fenomeno ci sono ancora molti elementi che non conosciamo, che guidano sia le competenze degli studenti che i fattori che stanno alla base dell'instabilità degli insegnanti. E per questo motivo dobbiamo trovare un modo che ci aiuti a ripulire, diciamo, questa associazione da potenziali componenti spurie. Dunque anche questa è una slide che mostra l'associazione descrittiva, un'associazione diciamo naif, utilizzando regressioni OLS semplici, tra la stabilità e le competenze in italiano e in matematica. Vediamo che c'è un effetto negativo sia in italiano che in matematica più pronunciato in italiano, ma appunto sulla base di questo risultato noi abbiamo, diciamo, un primo quadro descrittivo, ma al momento siamo ancora cauti rispetto al parlare di un effetto causale dell'instabilità sull'apprendimento. Quello che noi facciamo per stimare questa relazione è sfruttare una delle caratteristiche per l'Italia non esattamente inedite, perché è stata già sfruttata, comunque peculiare, dei dati Invalsi, che è appunto sfruttare il fatto che per ogni studente noi abbiamo dati sulle due discipline, quindi italiano e matematica, e per ciascuna disciplina è possibile agganciare le caratteristiche del proprio insegnante. Quindi noi in gergo tecnico stimiamo dei modelli a effetto fisso di studente, e detto altrimenti noi osserviamo all'interno dello stesso studente cosa cambia quando un insegnante passa dall'essere stabile all'essere meno stabile. Chiaramente non ci troviamo in un contesto sperimentale, quindi noi quello che facciamo è provare a stimare questa associazione sulla base di alcuni assunti. L'assunto principale è che la relazione tra instabilità e competenze sia equivalente tra materie. Il secondo assunto è che le variabili che possono influire su questa associazione, faccio un esempio, l'età degli studenti, siano tenute sotto controllo nei nostri modelli. E poi c'è un altro tema, che è quello della validità esterna, ed è che questo modello chiaramente ci racconta cosa succede unicamente nelle classi in cui i due insegnanti appartengono a due tipi di stabilità differenti. Ci conforta da questo punto di vista il fatto che il fenomeno è pervasivo e distribuito in maniera pressoché uguale tra scuole di diversi ambiti territoriali e diversi contesti sociali. Dunque qui sono brevemente le variabili che utilizzo, ma ne abbiamo già parlato. Guardo come variabile dipendente alle competenze e alla variabile indipendente principale la stabilità nella classe. Provo a tenere sotto controllo gli assunti statistici su cui si basa questo esercizio di stima, inserendo delle variabili di controllo a livello di insegnante e anche delle variabili di controllo interagite con la materia a livello di studente. In particolare, ad esempio, questo permette di tenere sotto controllo il fatto che, per esempio, i maschi vanno in media meglio in matematica che italiano e le femmine meglio in italiano che non in matematica, per evitare che l'effetto di alcune caratteristiche individuali sulle competenze disciplinari sporchino, diciamo, l'associazione che ci interessa. Provo. Perfetto, grazie. Provo più modelli diversi per valutare la robustezza dei miei risultati, e infine provo anche l'eterogeneità di questi risultati per origini sociali. Quindi lancio i modelli che ho descritto separatamente per studenti che appartengono a... Abbiamo usato diverse variabili che ci raccontano tutte la stessa storia. Qui presentiamo come risultato principale
le stime ottenute per diversi terzili dello status socio-economico fornito da Invalsi. Dunque, questo è il risultato sull'intero campione, e quello che si vede è che i modelli ci raccontano più o meno la stessa storia, ci raccontano che all'aumentare dell'instabilità aumenta anche l'effetto negativo che è possibile osservare sugli studenti, sulle competenze degli studenti. E questo effetto è tutto sommato stabile, ci sono anche varie altre specificazioni che qui non mostriamo, ma l'effetto si aggira sempre da 0,4 e 0,6 deviazioni standard. Quello che però risultato abbastanza sorprendente è che una volta che si divide il campione per terzili di status socio-economico, si osserva che l'effetto negativo è concentrato sostanzialmente quasi interamente nel primo terzile negli studenti appartenenti al primo terzile di status socio-economico, ovvero gli studenti provenienti da di più modeste estrazioni sociali. Mano a mano che ci alziamo nella scala di status socio-economico, vediamo che gli effetti negativi risultano sempre più limitati, fino addirittura quasi a sparire nel caso del terzo terzile. Dunque, che interpretazione dare di questi risultati? Beh, innanzitutto c'è un risultato confortante, ed è quello che il fenomeno è distribuito presso, confortante o sconfortante, dipende dal punto di vista, ma il fenomeno è diffuso all'interno dell'intero panorama scolastico italiano, non risparmia nessuno, e quindi forse per questo motivo può essere anche soggetto prima di altri al cambiamento, perché può unire tutti in un'ottica di cambiamento. La parte però negativa di questo quadro è relativa all'impatto che ha sulle competenze. Noi osserviamo che, benché questo fenomeno colpisca tutti, nelle competenze chi ne paga il prezzo sono gli studenti di più modesta estrazione sociale. Ora, dato che sappiamo che la relazione educativa conta per ogni tipo di studente, noi non possiamo testare alcuna ipotesi specifica, ma quello che ipotizziamo è che le famiglie di più elevata estrazione sociale, da sole o in collaborazione con le scuole che frequentano, possono mettere in campo delle strategie di contrasto agli effetti negativi dell'instabilità, cosa che è più difficile invece per le famiglie di più modesta estrazione sociale. Quindi fondamentalmente esistono dei costi collettivi di cui tutti pagano il costo, solo che alcuni riescono ad assorbirlo in qualche modo, mentre altri invece non ci riescono, e questo è il risultato principale delle nostre analisi. Grazie. Grazie Giovanni. Sicuramente le sollecitazioni da questo punto di vista sono diverse, vanno su più fronti ovviamente, che non riguardano soltanto, come dire, gli effetti sugli studenti, ma anche a livello di policy scolastiche ovviamente. Non è solo questione dei dirigenti che ogni anno poi si ritrovano a dover ricomporre gli organici, ma mentre tu parlavi, appunto, io pongo la mia posizione formatrice insegnante, ti ritrovi a settembre con un corpo scolastico che è cambiato al 20%, se va bene, certe volte, no? E quindi anche la diversa percezione o rappresentazione che c'è nei confronti della stessa formazione da questo punto di vista. Non so se Michela voleva aggiungere qualcosa, se ci sono altri interventi dalla platea. Io ho qualche domanda, ce l'ho, ma sì. Aspetto se... Ok, non lo so, dai, tanto scaldiamo il pubblico. Ok, intanto ringrazio Giovanni per la presentazione e anche per le suggestioni che ha suscitato. E mentre tu parlavi, mi chiedevo se rispetto alla tipologia
che è stata individuata attraverso appunto i dati che abbiamo dal campione degli insegnanti, appunto delle classi campionate, cioè è possibile individuare delle tendenze anche rispetto alla tipologia in termini di anni, vabbè, genere, magari questo no, però comunque se ci sono delle caratteristiche specifiche che in qualche modo ci danno indicazioni anche sul discorso, ad esempio, di trasferimento proprio per lavoro e così via, no? Quindi se questi docenti all'interno di queste categorie sono tra loro diversi. E poi, ecco, io se non ho capito male, questo, insomma, la parte analitica è stata realizzata sui docenti delle scuole secondarie di primo grado, giusto? Quindi grado 8. Quindi mentre tu parlavi, a me veniva in mente, ad esempio, se non ci sono magari all'interno invece delle scuole secondarie di secondo grado delle differenze per indirizzi scolastici rispetto a quale può essere l'effetto appunto dell'instabilità e dei docenti. E l'altra cosa che mi chiedevo era se, però questo te lo chiedo, se avete provato ad inserire delle variabili anche di secondo livello, come potrebbero essere ad esempio delle caratteristiche di scuola. Ora, così pensando, mi viene in mente l'effetto scuola, però ecco, giusto per deformazione professionale mi viene in mente quello, però andare a capire se inserendo quel tipo di variabili questo modello in qualche modo ne risente, oppure comunque c'è comunque questa diffusione generalizzata anche degli esiti. Allora, grazie mille delle tue domande. Dunque, andando con ordine, una slide che ho fatto andare molto velocemente era quella sul profilo di questo tipo di insegnanti. In realtà vediamo che sono molto poco caratterizzati, nel senso ci sono alcuni elementi ovvi, molti degli instabili sono precari, ma non tutti i precari sono instabili. Quindi bisogna, non è ovvia, non è sempre ovvia la relazione. E, per questo motivo sono anche più giovani mediamente gli insegnanti instabili. Questo probabilmente anche per il fatto che è ben risaputo il fatto che un surrogato dell'avanzamento di carriera per un docente è poter insegnare all'interno della scuola di propria scelta. Quindi gli insegnanti più anziani riescono più facilmente, non solo a essere di ruolo, ma anche a insegnare nella scuola in cui hanno preferito insegnare, questo magari a seguito di avvicinamenti successivi. E questo è il primo dato. Comunque no, è stato abbastanza difficile caratterizzarli, infatti a un certo punto abbiamo deciso di, almeno con le variabili in nostro possesso, non è un tema su cui abbiamo deciso approfondire, anche perché era piuttosto dava dei risultati poco interessanti, poco chiari. La seconda domanda, no, partiamo dall'ultima domanda, quella dell'effetto scuola. In realtà, dunque, il nostro modello, essendo a effetto fisso di studente, incorpora anche l'effetto scuola. A meno che non ci sia un effetto scuola differenziale, ma tra l'altro io non sono un esperto di queste variabili di invalsi, a meno che non ci sia un effetto scuola per uno o per l'altra materia, noi non ne abbiamo tenuto conto. Abbiamo tenuto conto però dei risultati in quinta elementare, che è anche uno dei motivi per cui volevo dirti che abbiamo usato le scuole medie, perché così potevamo utilizzare dei dati di buona qualità delle prove delle elementari del 2015, e mentre per quanto riguarda il fatto che non abbiamo utilizzato le superiori, per le superiori c'è un problema derivante dal fatto che gli insegnanti alle superiori di italiano e matematica all'interno dello stesso indirizzo possono essere molto diversi, perché appartengono a classi di concorso diverse. Per fare un esempio di due, un esempio piuttosto, no, cioè piuttosto noto, che ci metterebbe, appesantirebbe gli assunti su cui noi ci basiamo, a lungo, non so se sia ancora così, con la stessa classe di concorso si poteva insegnare al liceo classico
matematica al liceo classico o alle professionali. Quindi credo di non dire una castroneria, comunque ci sono delle classi di concorso per cui non si comparavano insegnanti con un profilo simile. Cioè di solito chi ambisce al liceo si potrebbe pensare, mentre non era sempre questo, i requisiti non erano sempre identici. E quindi questo complicava il confronto tra i due tipi di insegnanti, mentre alle medie abbiamo che sostanzialmente le classi di concorso sono molto più uniformi. Però sì, sarebbe da fare sicuramente. Grazie. Okay. Allora, se non ci sono altre sollecitazioni, direi che possiamo procedere col prossimo paper, anche perché ci rimane una mezz'oretta. Quindi darei la parola a Dina Veronese con il paper su una lettura comparata dei RAV nella regione Friuli Venezia Giulia. Prego Dina. Sì, grazie. Okay. Buonasera a tutti naturalmente, chiedo scusa. Eccomi, non vi vedo. Noi ti vediamo, devi condividere il tuo schermo. Pensavo di averlo condiviso, invece ho fatto qualcosa di sbagliato. Eccomi, condivido. Ci siamo? Ok, eccomi. Buonasera a tutti. Io credo sia visibile adesso. Sì, è andato. Ok, allora, buonasera a tutti. Io anche mi scuso un momentino, nel senso che mi sembra quasi di andare un po' fuori tema, fuori campo rispetto agli interventi precedenti, però credo che poi in realtà tutto si lega e tutto vada a sistema. Ecco, il mio contributo è un po' una finestra per quanto riguarda proprio il sistema nazionale di valutazione, cioè dico subito che appunto nel 19-20 mi trovavo a lavorare per l'ufficio scolastico Friuli Venezia Giulia e in quell'occasione naturalmente mi occupavo di tutta l'area del sistema nazionale di valutazione prove invalsi e quindi ho avuto questa occasione di studio proprio sui RAV, quindi rapporto di autovalutazione che le scuole naturalmente sono invitate ad elaborare. L'occasione era 19-20, era per la prima volta le scuole potevano lavorare alla prima rendicontazione sociale del loro lavoro e quindi diciamo che tutta la produzione della documentazione strategica vedeva per la prima volta il ciclo completo. Chiaramente con l'anno 19-20 Invalsi metteva a disposizione tutta una serie di evidenze utili per la nuova stesura dei RAV. Allora io a quel punto, insomma un po' perché mi è stato chiesto proprio da parte dei direttori degli uffici di fare questa piccola indagine diciamo sui RAV, un po' perché mi sembrava proprio un'occasione interessante per produrre qualcosa che potesse essere anche utile come riflessione, come restituzione alle scuole per quei docenti, dirigenti che si occupano proprio di questa parte del loro lavoro, no? Che sono anche tanto impegnati nell'elaborare questa documentazione che poi nessuno va a dire a questi sei stato dentro, sei sul pezzo oppure non sei sul pezzo, quindi dare comunque una restituzione che avesse anche un senso del loro agire. Era anche poi un'occasione, anche perché sappiamo che l'OCSE suggerisce appunto che chi cerca di perseguire qualche forma di accountability raggiunge performance di qualità superiore del 25% rispetto a chi non lo fa. E quindi anche il ruolo degli uffici scolastici avrebbe potuto diventare un po' più orientato proprio allo sviluppo del capitale professionale piuttosto che rispondere a impegni di tipo burocratico-amministrativo. Ecco, era questo un pochino il primo aspetto che ho cercato un po' di perseguire. Un altro elemento non prosegue, non va avanti, perché? Chiedo scusa. Eccomi. Ecco, un altro aspetto che mi interessava appunto far rilevare è che comunque tutte le riforme nei paesi europei riguardano proprio lo studio delle figure di intermedie, cioè tra la leadership degli istituti e gli insegnanti, no? Questa leadership from middle
che sta cercando di prendere una sorta di identità, ma negli altri paesi è già attiva, mentre in Italia questa cosa ancora sembra un po', pur essendo già presente anche nell'atto di indirizzo del ministro prima Azzolina e anche su Bianchi, c'è questa voglia anche un pochino di spendersi, un po', una parola un po', che sta uscendo anche nella nostra, legislazione. Speriamo che la cosa vada anche avanti. Quindi, tornando un pochino sul pezzo, l'importante per me era capire quali processi di miglioramento potevano essere, ripresi e rivisti proprio nelle nuove edizioni del RAD. E quindi mi sono data da fare, ecco, ritorno un po', alla ricerca. Naturalmente, per prima di partire per fare una ricerca che potesse avere un certo, una base scientifica di partenza, mi sono andata a vedermi un pochino di dati in giro. E il questionario scuola. Adesso io vi risparmio tutta la lettura perché naturalmente il contributo poi completo e lo lascio a disposizione dell'associazione e vi risparmio appunto la lettura in dettaglio di tutte le percentuali, però diciamo che la cosa che più mi interessava mettere in evidenza è il fatto che molte scuole, soprattutto parliamo delle regioni del nord, hanno un'ottima, in questo caso parliamo del Friuli Venezia Giulia perché io appunto lavoravo per il Friuli Venezia Giulia, ecco il senso regionale, della dimensione regionale si trova in questo. E proprio in questa regione mediamente c'è un alto livello, o quantomeno un elevato numero di accordi tra di reti perché sono funzionali, si dicono funzionali a una continuità verticale che in realtà non è granché perseguita, sono funzionali, diciamo, veramente più all'assorbimento di incombenze burocratiche amministrative piuttosto che a una, diciamo, maggiore cooperazione e collaborazione tra scuole. Quindi anche questa cosa qui è stato un elemento che mi ha fatto notevolmente riflettere. Un secondo elemento importante che poi mi ha aiutato a condurre questa ricerca era il monitoraggio che ho seguito per l'ufficio scolastico naturalmente regionale del Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio regionale rispetto al piano della formazione dei docenti che grazie alla 107 è stato fatto 16-19 un triennio di spesa di investimento proprio sulla formazione del personale docente rispetto ad alcune tematiche. E io ho cercato anche lì di capire dove appunto gli insegnanti, cosa chiedevano per lo più gli insegnanti e se erano un po' conformi o diciamo anche pertinenti anche un pochino alle richieste per l'elaborazione dei RAB e per quanto riguarda tutta una serie di incombenze, in questo caso sì, perché c'è questo carico della documentazione strategica che deve essere comunque elaborata un po' con la supervisione del dirigente scolastico. Sottolineo il fatto che erano gli anni in cui c'erano tantissime reggenze, in particolare il Friuli Venezia Giulia per oltre la metà delle scuole erano senza dirigenti, eravamo proprio senza dirigenti scolastici, per cui insomma un po' di dobbiamo essere anche un po' come dire comprensivi nella lettura dei dati che poi andremo a vedere. E quindi ho cercato di capire anche la formazione che tipo di come dire che importanza poteva avere e quanto venivano proprio perseguite queste tematiche. Ecco, io vi faccio solo vedere semplicemente tutto la lettura regionale di tutte le nove aree, e vedete che per quanto riguarda, diciamo che escluso competenze di lingua straniera e scuola lavoro, che naturalmente hanno un'identità proprio tra primo e secondo ciclo di istruzione, che quindi potevano avere esigenze diverse, che sono, diciamo, percentuali minor perseguite, l'autonomia organizzativa e didattica e la valutazione e miglioramento sono due temoni che in realtà interessano poco le scuole, ma che invece hanno molto a che fare poi quando tu vai a innestare o a scrivere processi di miglioramento all'interno del tuo piano dell'offerta formativa, nel tuo piano di miglioramento, nel tuo nuovo rapporto di autovalutazione. E quindi questa è una prima suggestione che ho piacere di mettere in evidenza. Naturalmente l'indagine empirica mi sono dovuta anche documentare molto su qualche altro esempio, modello o possibilità di studio dei RAB, ma non ho trovato nulla. E quindi ho cercato anche un pochino di studiarmi quello che Invalsi già per suo aveva elaborato, ma alla fine il lavoro, diciamo, si è ricondotto proprio allo studio della nota metodologica, che
di maggio 19. Perché? Perché nella nota metodologica per la stesura di un buon RAV venivano proprio date delle indicazioni operative. E quindi mi sono messa piano piano a leggere quali erano gli elementi significativi per fare un buon RAV. Poi, insomma, ve la faccio breve. E qui, tra i principi che orientano l'autovalutazione e le caratteristiche di un buon RAV, ecco, capite che equità e qualità fanno parte naturalmente del goals numero 4, parlato per l'istruzione di Agenda 2030, ma le caratteristiche proprio sono queste: l'adeguatezza, la coerenza, l'attendibilità, la rilevanza, la concretezza. Ecco, queste sono state un po', diciamo, i fari della mia guida. Di fatto ho proseguito naturalmente allo studio di tutta l'osservazione, mi sono letta chiaramente tutti i RAV di tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, mi sono presa tutte le priorità per ogni area di indagine, quindi per l'area dei risultati scolastici, per l'area dei risultati delle prove standardizzate, per l'area delle competenze di cittadinanza e costituzione, per l'area delle prove a distanza, ho analizzato naturalmente le priorità e i traguardi, mettendo a confronto queste due definizioni macro. E da questa lettura molto attenta ho cercato di capire quando c'era, intanto se erano compilate contemporaneamente sia la parte delle priorità, sia da parte del traguardo, sia se erano pertinenti le une alle altre, se poggiavano su evidenze, se era congrua l'analisi e la scelta e se erano concreti gli obiettivi che si erano prefissati. Ok, quindi ho cercato proprio di analizzare in modo approfondito ciascun documento. Boh, qui questa è una sorta di tabella, ma senza voler dare giudizio, perché è numerico 1, 2, 3, 4, 5, cioè non è giudizio, ma è giudizio, perché in realtà diciamo che le caratteristiche di un buon RAB sono diventate poi numeri, sono diventati in qualche modo risultati. Ecco qua. Allora, qui vediamo le aree scelte dalle scuole, vi faccio un passaggio. Allora, in ogni area vedete risultati scolastici, competenze chiave, questa è la parte delle competenze di chiave e di cittadinanza, è quella che però non verrà molto studiata proprio perché non avevamo evidenze a disposizione, quindi le scuole non potevano elaborare priorità e traguardi in modo, cioè non potevo appoggiare su dati, su evidenze. Quindi il grosso del lavoro è stato naturalmente tra l'area dei risultati scolastici, delle prove standardizzate e dei risultati a distanza. Ciò non toglie che inizialmente ho analizzato naturalmente tutte e quattro le aree. Allora, rispetto a un totale generale, c'è poi la differenziazione tra istituti comprensivi e istituti secondari di secondo grado, vedete, con differenze che comunque non sono particolarmente molto diverse, insomma, tra loro. Corro veloce perché ho paura che i tempi siano pochi. Il numero, ecco, un altro aspetto che mi interessava sottolineare è questo. Nella nota metodologica di maggio 2019 si chiedeva alle scuole, in buona sostanza, di non esagerare con la scelta di lavoro, cioè per le diverse aree, ma bastava una, massimo due. Ecco, osservate bene, soltanto l'8% delle scuole ha scelto una sola area di lavoro. Tantissimi ne hanno scelti due, ma oltre il 41% ha scelto di lavorare su 3-4 aree. Che vuol dire? Che cosa vuol dire questo? Che non c'è stata una formazione, non c'è stato un passaggio, non c'è una comunicazione. Allora, chi si addentra poi nel lavoro proprio diretto come questo, perde un po' il filo del ragionamento. Dice, va bene, guarda, per 3 anni ho perseguito questi obiettivi, aspetta che ne aggiungo due di più. Non, senza riflettere che poi, quando sarà il momento di redigere una rendicontazione sociale di questi obiettivi, avranno il loro buon lavoro da fare, perché naturalmente a ricaduta andrà tutto documentato, dovrebbe essere tutto documentato il lavoro che viene svolto. Quindi capite che ci sono proprio come posso dire, delle debolezze, delle incertezze nel redigere questa documentazione che andrebbero in qualche modo un po' chiarite, ecco, chiarite quantomeno. Dina, ti avviso Sì. che è il tempo. Ok. Ah, ok.
sono già andata avanti troppo, cioè ho già rubato troppo tempo. Bene, ecco, allora questo è in buona sostanza il grafico che per lo più interessa osservare. Se voi guardate quello centrale, che è quello beigiolino, grigetto in seconda fila in sostanza, è quello che raggiunge risultati migliori ed è quello che fa riferimento alle prove standardizzate. Chiaramente le scuole sono più abituate a parlare di prove invalse rispetto a qualsiasi altro tipo di risultato e quindi per questo sono un po' più armoniosi i risultati. Ciò non toglie che sono riuscite a fare anche delle cose poco carine. Comunque vado subito al sodo e vi dico che la percentuale delle priorità e dei traguardi che si collocano nella fascia più alta, cioè 1 e 2, è molto alta, perché guardate che raggiungiamo veramente, abbiamo raggiunto il 29,79%, quasi un 30% pulito che si colloca tra 1 e 2, che vuol dire che è appena compilata sta roba, cioè non c'è coscienza di quello che si scrive. Si parla, scrivono, riportano mission, vision della scuola, frasi sconnesse, a volte mancano addirittura di punteggiatura. Non so dire, io sono un po', sono rimasta veramente, veramente un po' così. E quindi vi dico che un 30% sono scritti male. Poi c'è un 7,44% di valore 3 che non è sempre adeguato e poi il rimanente naturalmente è abbastanza positivo, medio buono insomma, no? Quindi un 37%. Allora, se al 29,79% rimanente aggiungessimo quella percentuale del 7,44, noi andremmo ad avere più del 70% dei RAV sono scritti in modo discreto. Ma se aggiungiamo questo 7,44 a quel 29,9, superiamo il 35% di documenti che non sono appropriati. Appropriati, dico solo questo. Detto questo, non è che non voglio fare alcun tipo di non voglio essere pesante, ecco, in questa riflessione, però dico veramente ci sono delle ingenuità e soprattutto il fatto di mancare noi come scuola, come istituzione, nel dare un riferimento a queste persone, non possiamo neanche pretendere poi che vengano elaborati in modo migliore, insomma. Rimane un po' una domanda sorda. Comunque, il lavoro naturalmente è stato poi aperto a tutti gli obiettivi di processo che sono implicati nei piani di miglioramento, perché chiaramente ogni obiettivo, ogni priorità e ogni traguardo e priorità e traguardi sono stati agganciati a degli obiettivi di processo che poi saranno parte integrante del piano di miglioramento. E quindi anche per gli obiettivi di processo sono andata a leggere tutta una serie di scelte che le scuole hanno fatto. Vedete che poi sono distinte grossolanamente. Ecco, io l'ho fatto qui, l'ho fatto sommativo, ma nel contributo completo li ho proprio anche analizzati per ogni area. E le pratiche educative e didattiche, perché possiamo naturalmente comprendere che di fondo ci sono molti docenti, insomma, che lavorano a questi documenti e quindi c'è questa parte destinata un po' che invade le pratiche educative e didattiche prevalente, insomma, prevale perché giustamente è anche la dimensione più giusta per i risultati scolastici. E quindi abbiamo queste prime quattro opzioni, quindi il curriculum, la progettazione, l'ambiente di apprendimento, l'inclusione, la continuità, l'orientamento, che sono la prima parte, vedete, sono perseguite per oltre il 70% dei documenti, hanno una valenza, proprio puntano di più sulle pratiche educative e didattiche, un po' meno le pratiche gestionali e organizzative, che sono di gusto proprio dei dirigenti piuttosto che dei docenti. Ma se ci fossero quei docenti formati sulle pratiche gestionali e organizzative, potessero essere di supporto ai dirigenti, con ogni probabilità otterremmo risultati diversi anche nell'elaborazione dei documenti e dei risultati naturalmente. Mi avvicino a concludere, dicevo, come vi ho detto, le pratiche gestionali e organizzative sono meno perseguite di quelle educative e didattiche, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento strategico organizzativo e per quanto riguarda l'integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie. Se mettiamo in relazione i dati riferiti al monitoraggio sulla formazione e gli esiti della ricerca, le evidenze sono chiare e ci mostrano proprio la strada, come orientare proprio le scuole, offrendo spunti chiaramente di riflessione all'interno e all'esterno della singola istituzione scolastica.
tra ambiti territoriali e tra regioni e reti regionali. Io sono stata contentissima, pensate che questa ricerca che ho condotto per il Friuli Venezia Giulia, il primo RAB non ha avuto la scadenza triennale, ha avuto una scadenza quinquennale. Il secondo RAB doveva essere un ottimo lavoro, e invece no, ci sono tante, tante cose, naturalmente limiti e prospettive. Per avere un cambiamento, sapete come dice Damiano, professor Vitrevitale, scusatemi, per cambiare è necessario percepire la necessità del cambiamento, quindi ci vuole una maggiore consapevolezza che si può raggiungere solo attraverso la condivisione. Per cambiare dobbiamo condividerlo il cambiamento, quindi deve esserci partecipazione, e per cambiare dobbiamo comprendere che ci conviene a tutti. E quindi io su questo un po' chiudo la mia riflessione, sperando insomma di essere stata sufficientemente chiara, perché l'emozione c'è, e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, buon grazie a voi tutti, grazie a voi. Grazie, sicuramente le sollecitazioni sono diverse da questo punto di vista. Io ne approfitto giusto per richiamare, come dire, un lavoro che già con Michela avevamo curato qualche anno fa e che invitava a superare, no, quella famosa logica di adempimento che è venuta fuori poi alla fine dall'analisi che tu hai fatto, perché il fatto che ci si soffermi prevalentemente su quella che è la comfort zone, cioè pratiche didattiche, rispetto a quelle poi organizzative e gestionali, quindi il rapporto col territorio e quant'altro, la dice lunga su quanto ancora strada ci sia da fare da questo punto di vista. Però mi zittisco, perché poi non voglio togliere, come dire, la parola a chi magari ritiene di dover intervenire. Certo. Non so se ci sono altre sollecitazioni, altrimenti velocissimamente davvero andiamo con l'ultimo paper. Michela, dimmi, non... Ok, va bene. Allora, se non ci sono altri interventi, darei la parola a Davide Azzolini con un intervento su Raising Teachers Retention in Online Courses Through Personalized Support Evidence from a Cross-National Randomized Control Trial in 10 Countries. Ok, grazie. Grazie Serafina. Vedete tutti la presentazione? Perfetto. Okay, schermo intero. Allora, lasciatemi ridurre anche. Allora, in questa presentazione io vi parlerò dei risultati di una sperimentazione europea che è stata condotta con un finanziamento della Commissione europea di Erasmus Plus sul tema della formazione online degli insegnanti. Nello specifico, in questo esperimento randomizzato controllato che abbiamo realizzato, proviamo a testare l'efficacia di un meccanismo di supporto personalizzato rivolto agli insegnanti che partecipano ai corsi online, e finalizzato a testare l'efficacia di questo strumento sull'abbattimento di quello che è il principale problema nei corsi di formazione online, ovvero sia i tassi di abbandono. Allora, tutti sappiamo che c'è una crescente domanda di formazione per gli insegnanti, e che c'è una crescente necessità di una formazione che sia modulare, granulare, flessibile, che possa raggiungere gli insegnanti in modo appunto flessibile nello spazio e nel tempo. Ecco, la dimensione online della formazione offre delle risposte interessanti da questo punto di vista rispetto alla classica formazione in presenza. Tuttavia, come dicevo, c'è questo problema noto degli elevati tassi di abbandono. Cioè, tanti si iscrivono alla formazione online. Non pensiamo qui alla formazione obbligatoria, pensiamo alla formazione, pensiamo anche ai MOOCs, ad esempio, una formazione open, gratuita, non obbligatoria, eccetera. Ecco, in tanti si iscrivono, però pochi completano. E pochi anche cominciano effettivamente i corsi. Quindi questa, scusate, c'è un problema di conciliazione famiglia-lavoro. Stavo dicendo, c'è poca evidenza su
cosa effettivamente funziona da questo punto di vista e sugli strumenti che possono essere davvero utilizzati per rispondere a questo problema degli elevati tassi di abbandono. Bene, allora in TCHAP quello che si è provato a realizzare si è sviluppato un meccanismo di supporto personalizzato e lo si è testato mediante un esperimento randomizzato controllato. In questa presentazione, allora, questo trattamento, questo pacchetto di interventi è, se vogliamo, una cosa abbastanza semplice. Si tratta di un pacchetto di 9 messaggi personalizzati, messaggi email inviati ai partecipanti, però all'atto pratico poi è anche abbastanza complesso, quindi in questa presentazione cercherò di focalizzare l'attenzione di tutti sugli aspetti principali. Allora, dicevo, 9 messaggi distinti tra loro, naturalmente, che però rispondevano a due principali finalità. La prima era quella di supportare gli insegnanti che si iscrivono a un corso nell'iniziarlo effettivamente. E la seconda finalità, macro finalità, era quella di supportare gli insegnanti che iniziano un corso a completarlo. Inoltre, una caratteristica di questo intervento è che i messaggi non sono stati inviati a tutti gli insegnanti, perché l'assunto è che non tutti gli insegnanti che si iscrivono a un corso online abbiano davvero bisogno di un supporto. Per cui abbiamo avuto il problema di identificare gli insegnanti, come dicevamo noi, in need, in bisogno, di bisognosi di un supporto. E questo l'abbiamo fatto in due modi: attraverso informazioni rilevate attraverso una baseline survey che ci ha permesso di identificare gli insegnanti, per fare un esempio, che hanno poca esperienza con la formazione online, e allora abbiamo indirizzato il supporto a questi insegnanti, mentre gli insegnanti con elevati livelli di precedente esperienza di formazione non hanno ricevuto messaggi. Inoltre abbiamo usato anche dati derivanti dagli analytics della piattaforma dei corsi, e cioè, per fare un esempio, gli insegnanti che si sono iscritti ad un corso ma non hanno mostrato alcun segno di vita dopo 5 giorni dall'inizio ufficiale del corso, cioè non si sono loggati, non hanno scaricato nessun materiale, non hanno fatto accesso a nessun video, eccetera, questi hanno ricevuto un messaggio personalizzato, un reminder personalizzato, se vogliamo. Questo pacchetto di 9 messaggi è stato testato in un contesto di 4 corsi gratuiti e non obbligatori che sono stati erogati in modo sequenziale durante l'anno 2018-2019. E come standard in questi corsi, i corsi hanno una comunità, cioè una chat dove i partecipanti possono interagire, e hanno anche un moderatore che facilita l'interazione tra i partecipanti. Quindi capite che, essendo una sperimentazione, una cosa che è stata importante fare è creare due classi virtuali separati per il gruppo di controllo e il gruppo di trattamento, per evitare che interagissero. E come detto, questi che abbiamo chiamato support agents, questi tutor che hanno di fatto inviato i messaggi personalizzati di supporto agli insegnanti, hanno agito solo, ovviamente, sul gruppo di trattamento. E come dicevo prima, non tutti hanno ricevuto un messaggio di supporto, ma solo alcuni. Altri dettagli sul disegno. Si tratta di un esperimento condotto in 10 paesi, 9 paesi membri dell'Unione Europea più la Turchia. Per motivi di dimensione campionaria, i dati dei singoli paesi europei dell'Unione Europea sono trattati congiuntamente, per cui non riusciamo a produrre stime di efficacia di questo intervento per i singoli paesi, ma li trattiamo tutti insieme, mentre per la Turchia, dove abbiamo un campione cospicuo, riusciamo a ottenere stime a livello nazionale. Attraverso una procedura di campionamento sono stati reclutati, attraverso i 10 paesi, 4.000 insegnanti del livello ISCHE 2, quindi della scuola media, ma non solo insegnanti attivi professionalmente nella scuola, ma anche quelli che chiamiamo student teachers, cioè studenti in formazione, e che quindi non si trovano a scuola, ma si trovano, a seconda del contesto nazionale, o all'università o all'interno di un ente di formazione dedicato, oppure in un periodo
induction. La randomizzazione, quindi sono questi 4.000 insegnanti, sono stati poi assegnati, come dicevo prima, a queste classi virtuali trattato e controllo. La randomizzazione è avvenuta separatamente all'interno dei 10 paesi e separatamente all'interno dei due stati di insegnanti, quindi professional e student teachers. Inoltre un altro dettaglio, la randomizzazione non è avvenuta a livello del singolo individuo, ma a livello dell'organizzazione a cui l'individuo afferisce. Questo per evitare non solo, come dicevo prima, una possibile contaminazione a livello online all'interno delle classi virtuali dei corsi, ma anche una possibile interazione tra soggetti trattati e controlli all'interno del, offline, all'interno delle scuole e delle organizzazioni. Allora, per darvi un po' qualche coordinata per poter capire meglio i risultati della sperimentazione, sono stati inviati 8.000 messaggi di supporto agli insegnanti del gruppo di trattamento. Non si sono verificati casi di soggetti del gruppo di controllo che hanno ricevuto un messaggio per errore o perché in qualche modo hanno avuto accesso al trattamento. E in media i soggetti del gruppo di trattamento hanno ricevuto un messaggio di supporto per ogni corso a cui hanno partecipato. Ovviamente c'erano soggetti che hanno ricevuto zero messaggi perché non rispettavano i criteri che dicevamo prima. Non sono stati definiti da noi come bisognosi di supporto e altri che invece hanno ricevuto più di un messaggio per corso. Per provare a semplificare la comprensione di questo meccanismo un po' complesso di 9 messaggi e per fissare le idee, consideriamo come se fossero stati inviati fondamentalmente 2 messaggi, perché sono 2 messaggi che hanno fatto la differenza. Allora, un messaggio che è stato indirizzato a quelli che chiamiamo late starters, cioè quelli che si iscrivono ma poi non iniziano, e questo ha riguardato il 46% dei messaggi inviati, e poi altri messaggi che sono tecnicamente erano 4 messaggi, ma di fatto era un messaggio unico, un tipo di intervento unico, che è un intervento di supporto, di un'offerta di istruzioni e un'offerta di supporto one-to-one online con il tutor, rivolto agli insegnanti iscritti ad un corso, che hanno iniziato il corso, ma che hanno bisogno di istruzioni per completare determinati task o seguire determinate sezioni del corso. Quindi 2 messaggi particolari, e che hanno 2 obiettivi diversi. Uno, far iniziare un corso a chi si iscrive, e uno, far completare un corso a chi ha iniziato il corso stesso. Per la ragione di questo duplice livello di intervento, le nostre stime complessive sono realizzate sulla probabilità di completare un corso tra chi si iscrive ad un corso, non tra chi quel corso lo comincia, appunto perché c'è quell'intervento, il reminder personalizzato, che incide anche sulla probabilità di cominciare il corso, e questo renderebbe impossibile confrontare i 2 gruppi sperimentali, perché il gruppo di trattamento si troverebbe a essere influenzato dal trattamento e la comparazione con il gruppo di controllo verrebbe meno. Vi risparmio una serie di dettagli relativi alla stima, alla procedura di stima di questi impatti. Però ovviamente se qualcuno ha delle domande sono ben volentieri disposto a rispondere. Però ecco, veniamo un po' alla sostanza. Quindi quello che si trova è che questo pacchetto di messaggi di supporto preso nel suo complesso ha avuto un impatto considerevole e statisticamente significativo per i professional teachers nei paesi membri dell'Unione Europea. Lì si è riscontrato che il tasso di completamento dei corsi è aumentato dal 32% tra il gruppo di controllo fino al 42% circa del gruppo di trattamento. Negli altri gruppi, cioè tra gli student teachers nei paesi europei in Turchia e tra i professional teachers in Turchia, invece non si è riscontrato alcun tipo di effetto. Si vedono piccoli effetti dal punto di vista della consistenza e mai statisticamente significativi. Ci siamo posti un problema della robustezza di questi risultati e abbiamo fatto varie analisi cambiando la metrica della variabile risultato, e questo
e tutte queste analisi, diciamo, confermano la sostanza dei risultati che vi ho appena illustrato. Per quanto riguarda i paesi membri dell'Unione Europea, professional teachers e student teachers, le stime, come vi dicevo, sono incorporano vari paesi, quindi uno potrebbe avere il sospetto che appunto, gli effetti siano trainati da alcuni paesi in particolare. Questo, quindi abbiamo fatto delle simulazioni, abbiamo provato a ristimare i modelli che vi ho presentato prima, eliminando in modo casuale un paese alla volta. E sostanzialmente, come proviamo a mostrare in questo grafico, i risultati tengono, soprattutto per i professional teachers. Ogni stima simulata, prodotta con questo tipo di controllo, non differisce statisticamente dalla stima che ho precedentemente presentato. La stessa cosa per quanto riguarda gli student teachers, si conferma quindi, tranne due eccezioni però, si conferma che vanno in direzione opposta. Per gli student teachers c'è una stima più positiva e l'altra più negativa, che ci portano a confermare che anche che diciamo, si è di fronte di fatto a un effetto nullo per questo sottogruppo di insegnanti. Ultima slide sui risultati. Sono risultati, a nostro modo di vedere, solidi. Ci dicono il pacchetto di interventi ha cambiato i tassi di partecipazione degli insegnanti, anche se solo nei paesi europei, come detto, ma rimane il dubbio su quale dei due principali tipi di intervento abbia avuto un ruolo più importante. E quindi proviamo a stimare l'effetto separato del reminder personalizzato per iniziare il corso e degli interventi di supporto per il completamento del corso, sfruttando un gap tecnico che c'è stato durante il progetto. Non è stato l'unico, è vero, però questo è stato un caso fortuito che ci ha permesso di provare a fare questa analisi che provo ad illustrarvi. E cioè, nel primo corso il reminder personalizzato per fare iniziare il corso non è stato attivato per un problema tecnico. Questo ha permesso di avere una stima pulita dell'effetto dell'intervento di supporto al completamento su appunto i tassi di completamento del corso tra chi ha iniziato il corso. E vediamo infatti che nel primo corso c'è un effetto molto rilevante di 19 punti percentuali del trattamento sulla probabilità di completare il corso. Davide, poi... si stanno tampinando per il tempo, ti devo chiedere di... Sì. Sì, ok, sì, guarda, ma sono sì, si conferma, quindi... Scusami, non volevo, ma mi tocca. Ci mancherebbe, ci sta. Solo per dire che appunto il succo è entrambi i tipi di interventi, quello che fa iniziare il corso e quello che lo fa completare, hanno avuto un ruolo importante, quindi l'implicazione... per i provider di online training che vogliono aumentare i tassi di completamento. Sono Nicolò della segreteria e vi devo chiedere, mi dispiace ma non ci sono più i tempi amministrativi per continuare la stanza, mi dispiace un sacco, ma non... Okay. Vi chiedo di concludere perché poi ci sono i lavori in plenaria. Si stava concludendo, dobbiamo chiudere proprio, non può neanche chiudere il collega, diciamo 3 minuti. Due minuti. Ah, ok. Dai. No, 2 minuti ce li ho. Allora, per concludere, cosa abbiamo imparato cosa crediamo di aver imparato da questa sperimentazione? Allora, si sa poco sull'eterogeneità. Perché funziona per alcuni e per altri no? Non si sa. Quali sono i meccanismi dietro questi effetti o quella mancanza di effetti? Abbiamo varie ipotesi, proviamo a discutere nel paper, c'è letteratura che discute di questo, ma ancora l'evidenza è molto, molto debole. Però ci sono due indicazioni in particolare che sono importanti. Targetizzare chi non inizia nemmeno il corso a cui si iscrive, perché questa è una fetta molto rilevante che produce i tassi di abbandono molto elevati che si registrano nei corsi online, e targetizzare i soggetti che hanno poca esperienza pregressa nell'online training, perché altrimenti c'è il rischio di, attraverso questi reminder, di indurre delle persone a partecipare ad un corso, anche se hanno basse motivazioni, basse competenze per portarli a termine, che sarebbe chiaramente
diretto, uno spreco di tempo per tutti e di risorse. Quindi il suggerimento che deriva da questa, appunto, da questa sperimentazione è di combinare questi due tipi di intervento per agire sia sul passaggio dall'iscrizione all'inizio di un corso e tra l'iniziare un corso e portarlo a termine. Grazie.